Tutti, come ci avete chiesto, dovevamo spiegarvi che roba era questa grotta qua, esattamente posizionata a Vantone, che è una grotta a ferra di cavallo, e adesso andremo a spiegarvi cosa è. Prima di tutto bisogna pensare che qui a Vantone, nel primo del Novecento, fino al 1915, qui c'era solo una pineta e basta, e non c'era niente. Questa strada non c'era neanche, c'era solo un sentiero di arroccamento, e c'era un sentiero di arroccamento che arrivava qui alla pineta. Nel 1915 l'esercito italiano cominciò a costruire una strada militare, che è quella che avevo già parlato, che arriva fino a Ponte Campei e dopo sale verso Zumie, e da lì l'esercito italiano cominciò a costruire la strada, quella lì, e costruire la mulattiera, questa qua sopra, che va sul Camesino. Da lì in poi, però, questa qua, e qui fece, esattamente come siamo noi adesso, sulla prima delle due entrate, quella diciamo più a sud, qui costruì una grotta a ricovero. Ma questa qua, invece, è stata ultimata, fatta e finita durante la Seconda Guerra Mondiale, cioè durante la Todd. Fu costruita dalla ditta Bertini, qua davanti, per le difese che costruirono sul lago d'Idro, la ditta Bertini. Infatti qua adesso, qua dentro, sì, questo qua era il primo pezzo che era anche della prima guerra mondiale, è stato ampliato durante la seconda guerra mondiale dalla ditta Bertini, e qui vi era un, diciamo, era un posto, qui ci stavano i soldati della Wehrmacht, come vedete va avanti, andava avanti i soldati, vedete che arriva fino là in fondo, poi riesce. Qui c'erano i soldati che erano stipati per il controllo della strada di Capovalle, cioè facevano i posti di blocco qua sulla strada di Capovalle, e poi qua sopra c'era un appostamento di artiglieria che era messo su nel bosco. Adesso non esiste più, però se andate a vedere il video del Camesino scoprirete che qua c'era, dove era posizionato, perché l'abbiamo posizionato lì. Altra cosa, dentro questa grotta qua sappiamo per certo che c'era, grazie ai lasciti della ditta Bertini e di quelli che hanno costruito qui, c'era un telefono che era in contatto diretto con le varie postazioni qua del posto, e vi era anche stipati dei proiettili per le armi che usavano, diciamo, i soldati del Risi, ma soprattutto i soldati tedeschi, per il perlustramento della zona, perché da qui in poi la strada, quella che c'era in Vesta, non c'era, c'era solo una mulattiera, e la calva era Vesta, quella zona lì, era un proliferare di gente, diciamo, che scappava alle regole, diciamo, imposte in quegli anni. Ma lì passava anche di qua, e ne racconteremo, l'abbiamo già raccontato, ma questa storia bisogna raccontarla, anche il Ciuccia, che passava con le sue bestie e andava verso il Monte Calva. Questa, adesso entriamo, vedete, entriamo e andiamo a vedere com'era questa opera. Come vi ho fatto vedere, come detto, qua c'era la cosa del Camesino che saliva, là sopra, vedete il pianoro, là sopra dove era posizionato il pezzo che doveva essere un contraerea di mitragliatore, era là sopra, e questo era stipato la cosa. Qua veniva effettuato il controllo per la mulattiera, ma soprattutto per la strada. Mi ho detto prima, la galleria restava là dietro, qua c'era un ponte diverso da questo piccolino in legno che serviva per andare su verso la mulattiera del Camesino. Questa strada non c'era, perché la strada era qua dietro, dove è stato fatto il, diciamo, l'ex albergo, ristorante, la baffa. Adesso vi faccio vedere il muro, e il pezzo di artiglieria là sopra ve l'ho già fatto vedere, e adesso andiamo a vedere il muro. Il controllo era per questa strada qua, per la zona di artiglieria là sopra, come detto prima, e il controllo di quella strada qua, che era la strada che saliva, vedete dove c'è il muro qua, che entra adesso nella proprietà della baffa, gira su, fa tutto il giro, e andava su e saliva, come vi ho già raccontato.